Tarta amici di Tarta YouTube TV, buonasera, perché mentre sto registrando è sera. Benvenuti in questo nuovo video, questo nuovo vlog, cioè molto speciale soprattutto per me. Sono ancora emozionato e sono ancora senza parole. È stata un'esperienza molto bella, un'esperienza unica da vivere veramente. Io ho realizzato un sogno in questa esperienza, che è stato appunto vedere lo Juventus Stadium. Nel video vedrete come l'ho visitato proprio tutto. Sono arrivato fino a bordo campo, fino dentro gli spogliatoi. Incredibile, mamma mia. Poi ho rivisto anche i miei parenti, quindi i parenti non vedevano un po' di tempo. Sarà tutto bello, magico. Sono divertito, sono stato alla comunione della mia cuginetta, è stato il motivo in primis che sono andato lì. Ringrazio tanto mia zia e mie cuginette. Poi ho passato 4 giorni, altri 4 giorni l'ho passato da un'altra mia zia. Li ringrazio tutti i miei cugini. Volevo salutare il mio cugino Silvano, che so che mi segue sempre, mio cugino Sandro, mio cugino Matteo, mio pro cugino Matteo e suo padre Fabio. Ti saluto tanto calorosamente. È stata un'esperienza bellissima, ho realizzato appunto questo sogno di andare al Juventus Stadium. Purtroppo, dico purtroppo, avrei dovuto essere alla festa per lo scudetto, per la Coppa Italia in centro città. In centro ci sono andato dopo, alla festa non ho potuto esserci perché appunto ero alla comunione di mia cugina, quindi i parenti vengono prima. Anche della vecchia signora. Però mi sono rifatto, sono andato al Juventus Stadium, ho visto tutto lo stadio, tutto il museo e ho comprato questa. Ho comprato questa. Non c'è niente, sono davanti. Una maglia celebrativa del settimo scudetto consecutivo, ragazzi. Ah, e pensare che ce n'erano solo due, giusto giusto XL e S, caso proprio le taglie mie e di mia cugina. Abbiamo preso una maglia mia e mia cugina, proprio le taglie nostre. Ovviamente i miei parenti stando lì a Torino sono tutti juventini, quindi mi sono rifatto alla grande, dai. Beh, detto questo, non voglio prendervi altro tempo. Vi lascio al video, ho fatto un collage di tutte le esperienze belle che ho vissuto lì a Torino e volevo fa farle vivere, volevo condividerle con voi. Che dirvi? Seguitemi sui miei social qui sopra, su Facebook soprattutto potete trovare anche le foto in un album chiamato appunto Viaggio a Torino, troverete tutte le foto del viaggio che ho fatto a Torino. Da quando sono partito, e il video partirà da quando sono partito col pullman, fino a quando sono tornato con lo stesso pullman. Quindi seguitemi sui miei social, Twitter, Instagram e Facebook, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e iscrivetevi a questo canale che la fa crescere. Cliccate la campanella se ancora non l'avete fatto, per non perdervi neanche un video, che ne usciranno altri prossimamente. Che altro da fare, sempre iscritto ricambia, scrivete sotto iscritto, iscrivetevi al vostro canale, fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi avete fatto qualche bel viaggio ultimamente, boh, cosa avete visto, raccontatemi un po', chissà, se scrivete dei bei racconti potremmo farci proprio un video sopra, ma che potrebbe diventare una rubrica, chissà, da cosa nasce cosa. Quindi che dirvi, io ho preso troppo tempo, l'avevo detto già prima. Vi lascio al video, vi auguro una buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Siamo a Torino. Stiamo girando un po' per la città. L'autobus e adesso devo andare a casa di mio cugino per delle faccende. Grazie.
Torino. Stiamo girando un po' qui per la città con la zia e la mamma. Oggi la zia non so dove ci porta stasera. Domani a pericina con la cugina e le amiche e gli amici, vediamo. Andiamo dove andiamo, ci risentiamo a dopo. Ciao. Siamo a Porta Palazzo, il più grande mercato di Torino. Chiudo ancora un po', ci sentiamo dopo. Ciao. Bella quella di collina, tartaruga. Sì. Ma ci sono, no, ci sono anche quelli più grossi, ci sono. Guarda questo rosso. Che De è. No. No, sono pesci rossi. Sono pesci rossi, ma della razza dei pesci rossi non sono scorpi. Guarda che bello quello tutto colorato, Flora. Quanto è grosso questo? Visco quanto è grosso. Questo là è il ruscello. Che bello, il ruscellino. La bramina, qua su. Che belli questi colorati che sono. Nuotano con la testa di fuori però. Perché vogliono il pane. Questo è bianco nero. Ma questo, forza Juve. Assomiglia il pesce che mi mangio io, di rosso. Ah, di assomiglia il pesce che mi mangio io. Prendiamo anche questo. Questa tartarugina che no, non sai quale prendiamo. Mamma, vedi che l'uomo con la testa di fuori. Perché cercano il mangiare. Cercano il pane, vogliono il pane, perché la gente qua si affaccia e le butta il pane. Se la mangia. Mangia la tartaruga. La mamma, quello di papà. E quelli lì sono. E quello il nonno. Nonno. Quando sono belli questi qua, le tartarughe piccole. Dì, quanto è grosso questo? Sì, sì. Thank you.
E che sono questi? Pesce ragno. Pesce ragno. Se la vogliono, no? Juventini sono questi pesci, di no, vieni. Della Juve, no? Niente, sta niente qua. Belli, no? Stadio all'inglese per quello, 7 metri e mezzo la distanza tra la prima fila in fondo e la linea di bordo campo, 7 metri e mezzo, tanto per dircelo, è più o meno la metà di Wembley, che ne ha 12, quindi qua siamo veramente vicini. In più, altra cosa, le panchine come in Inghilterra sono integrate nelle tribune, le vedete sotto di voi, dalla vostra sinistra, la panchina Juventus, separata solo da dei vetri rispetto agli altri posti di tribuna, la panchina ospiti alla vostra destra è identica, quindi qui non c'è nessuna differenza tra chi la partita la viene a vedere e chi la partita la viene a fare, tutti vedono e vivono la gara nello stesso modo. Abbiamo anche un'esercitazione in campo. Altra cosa importante dedicata sempre, riguarda sempre lo schedule inglese, è la verticalità delle tribune. Voi vedete molto bene ogni singola poltroncina che va a comporre l'ultima fila del secondo anello, perché lo stadio è molto verticale e garantisce una visibilità più che ottimale a tutti i 41.507 posti che lo vanno a comporre. In più, curiosità di quest'area specifica in cui siamo, sotto di voi vedete le poltroncine dedicate al Club Agnelli, al Club Tribuna 100, con un altro club qua sotto, sono dotate di monitor. Prego, prego. Prova, 1, 2, 3, prova. Questo è il cambio della Juve. Che spettacolo, bellissimo. Scattate foto, io continuo a fare la colonna sonora come facevamo già prima, quindi continuate pure a scattare senza problemi. In campo in questo momento c'è uno shooting Adidas, così vi tolgo anche la curiosità di chi siano questi, stanno appunto facendo, realizzando delle immagini che probabilmente saranno riutilizzate da Adidas, non so bene, pubblicità o simile, insomma. Allora, tornando a noi, dicevamo che il campo è in erba vera, inizia, come vedete, a occhio con la linea di bordo campo, prima dove sono io è sintetico, dove siete voi anche, e poi dalla linea bianca in poi erba vera. Gli sottostrati di terra torba e argilla per 55 cm servono a drenare l'acqua, dare al campo la compattezza necessaria al gioco, ci sono poi sistemi di filtraggio, di drenaggio, c'è anche una serpentina in PVC lunga 27 km, si snoda tutto sotto il campo e quando viene attivato lo scatto, ed è il motivo per cui qui in inverno la Juventus raramente salta partite. In più, se date uno sguardo alle tribune da questa angolatura, noterete come questo impianto sia completamente aperto, se non ci siano muri, gabbie, barriere a separare settore con settore con il campo. Siamo nella stanza dei trofei. Sì.
all'ospedale. Ma vuoi fa? Madonna. Madonna come ce l'ho vicina, raga. Come ce l'ho vicina. Un'emozione che non posso descrivere, non so descriverla. Sta scoppiando il cuore. Ha finito pure a me. Souvenir del castello. Adesso qui mi vedi avanti. Che bello. Sì, abbiamo fatto lo spazio. Grande. Guardate la famiglia delle papere. Siamo alla fontana delle quattro stagioni, io avevo annunciato prima. Fantastico. Paperelle di carine, paperelle. Mamma, papà e i figli. Una famiglia di paperelle. A dopo. Siamo nel campo di fiori. Tutto intorno solo fiori, tante rose, la mia allergia ringrazia. La gnocca. Quanti fiori che ci sono.